Garanti è il miglior sommelier d'Italia 2015, vuol dire quindi una grande sensibilità, una grande cultura, no? Lei diceva qualche istante fa che si sta appassionando soprattutto dei bianchi, perché questa tendenza? Perché secondo me abbiamo bisogno di un vino che ci accompagni essenzialmente nei momenti di gioia, nel pasto, le cene e quant'altro, ma soprattutto che ci dia emozione. E secondo me gran parte dei vitigni autoctoni italiani, ma in special modo siamo qui in Abruzzo, quindi il Trebbiano e il Pecorino, secondo me hanno un bellissimo potenziale non solo da bersi in gioventù, ma anche da aspettarsi e bersi in futuro, quindi anche per dare una novità a quello che è il consumatore e spiegare quello che è la vocazione di un territorio, di un vitigno autoctono che va visto anche in una prospettiva futura. Ecco perché secondo me niente da togliere al grande Montepulciano d'Abruzzo, ma guardare anche con rispetto a questi piccoli vitigni autoctoni a bacca bianca. Ecco, la tendenza che lei verifica nelle nuove generazioni, si dice ormai, i dati parlano di un consumo che scende a livello mondiale, però aumenta probabilmente la capacità di riconoscere la qualità. Assolutamente sì, io lavoro in campo ristorativo e mi rendo sempre più conto come persone anche più giovani di me e consumatore in generale è molto più attento rispetto al passato, quindi questo va in primis fatto un grazie a tutti i produttori che si stanno applicando sempre in maniera migliore e porta risultati tangibili, perché si sente la differenza già rispetto a 20 anni fa, che una grande qualità dei vini italiani. E questo è solo un dato positivo secondo me, perché si sta educando le nuove generazioni e i consumatori, diciamo, attuali a essere un pochino più attenti e a percepire maggiormente questa vera qualità, insomma. C'è un aspetto molto importante per il rapporto con la ristorazione, no? Spesso ci si lamenta da parte dei produttori di avere un dialogo non corretto. Qual è la sua impressione? E poi le vorrei chiedere qualcosa anche sugli spumanti che stiamo scoprendo sempre di più nel nostro paese. Allora, per quanto riguarda l'aspetto ristorativo, bisognerebbe che ci fosse da parte della ristorazione italiana ad oggi, già qualcosa un po' si vede, una maggiore attenzione soprattutto sulla sala. Niente da togliere in cucina, che grandi chef sono ambasciatori nel mondo, i nomi li conoscete tutti, però il valore aggiunto secondo me è il servizio che si offre alla clientela, quindi da parte degli imprenditori porre un pochino più attenzione anche a quello che è il servizio in sala, perché quello fa la differenza, il nostro biglietto da visita, una sala che lavora bene è un valore aggiunto anche per la cucina, una cucina che lavora bene ma la sala non è al top, se ne risente l'andamento stesso dell'attività. Sugli spumanti, c'è un'esplosione? Sugli spumanti, assolutamente sì, c'è, a parte la bollicina e il perlage invita a bere, quindi è un incentivo anche ad avvicinarsi al vino. Questo lo riscontro sempre di più, c'è sempre un'attenzione anche andare a spumantizzare cose che in passato non si faceva magari, zone nuove che stanno emergendo, con risultati anche interessanti. Quello è fuori discussione, quindi è un modo anche per attrarre nuovi curiosi.